Là. Salve a tutti ragazzi, eccoci qua su Skyrim. Quest'oggi ci troviamo a Markarth e proseguiamo con le missioni da Edric. Però prima di continuare volevo chiedere scusa a tutti quelli che mi seguono per la settimana precedente, che ho caricato solo 3 video. Purtroppo non sono riuscito a causa di formattazione PC, driver aggiornati, eccetera eccetera, e quindi ho avuto dei disagi, senza contare che sto male, credo di avere anche la febbre, quindi chiedo scusa per la mia voce, ma devo continuare assolutamente perché voglio coprire tutta questa settimana, non voglio fare un'altra settimana di buco. Quindi andiamo a parlare col tizio vestito da maghetto qua davanti e per sbloccare la seguente missione da Edric. Scusa, sai qualcosa su questa casa? Hai visto qualcuno entrare e uscire? Dio, perché me lo chiedi? Faccio parte dei vigilanti di Stendar. Crediamo che questa casa possa essere stata usata per celebrare il culto dei Daedra. Riti malvagi, è presente? Sì, ti serve aiuto? Stavo giusto per entrare. Mi tornerà utile qualcuno che mi guardi le spalle. Seguimi e tieni gli occhi aperti. I Daedra sono creature potenti e pericolose. Non sai mai cosa attenderti da loro. Ok, proseguiamo. Ogni tanto mi dovrò soffiare il naso. Poi seguiamo il nostro vigilante. Lidia. Ok, proseguiamo. Cibo fresco. Niente polvere sui mobili. Qualcuno è stato qui di recente. Su serio? Ma la gente che ho interrogato mi ha detto di non aver visto nessuno entrare né uscire. Bel problema, dici, eh? Aspetta, hai sentito? No. Credo venisse da lì. Io non ho sentito niente, però se lo dici tu... Ok, noi sapete che io devo rubare tutto, altrimenti non sono il Brandy. Già, c'è qualcosa. Vieni, dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Oddio, cosa è successo? Tutto scuro sul colpo. Wow, libro di Boezia. Sì. Andiamo. Continuiamo. Dove sei? Pirla? Vieni fuori. Sappiamo che sei qui. C'è chi? Un'altra porta. Dove? Vedi se riesci ad aprirla. Oddio, ok, dai, proseguiamo con la missione. Stendar misericordioso, questa non è una Daedra come le altre. Ci serve aiuto. Debole. È debole. Tu sei forte. Lo so. Distruggilo. Va prima. Avanti, muoviamoci. Dobbiamo andare fuori. No. Uccidilo. Spezzagli le ossa. Strappagli la carne. Esci dalla mia testa, Daedra. Ucciderai o morirai. Non voglio morire. Non qui. Siamo sotto il controllo del Daedra. Decidi, o tu o io. Tu sai. Ok, così si fa. Sì, la tua ricompensa ti attende, mortale. Più giù. Ok, prendiamo tutto quello che aveva questo povero sfigato. Apply. Lidia, proseguiamo. Dove cazzo devo andare che non ci vedo? Wow. Sì, più giù. Nelle viscere. Nelle viscere della terra. Ci siamo quasi. Il tuo premio ti attende. Il mio premio? Dov'è il mio premio? Ah, cazzo. Ok, afferra. Pensavi che Molag Bal, il signore della dominazione, ti avrebbe ricompensato così facilmente? Ah, sì, perché no? Cosa vedi da quella piccola gabbia? Parla. Vedo solo gli... Una mazza... Arrugginita?
asciutta. C'era un tempo in cui questa mazza grondava del sangue dei deboli e dei pavidi. Ma un signore da Edrico ha dei nemici. E la mia rivale Boezia lo fece profanare dal suo sacerdote. È rimasto qui, in rovina, fino al tuo arrivo. Allora, vuoi vendicarti di Boezia o... sì, dai. Vendetta? Sì. No. Voglio sottomissione. Voglio che il sacerdote che si è macchiato di quest'onda si inginocchi e mi dia la sua anima. Celebra gli spregevoli riti di Boezia al mio altare. Ma ora è sparito, catturato e imprigionato. Lasciato a marcire. Salvalo. Lasciagli celebrare il suo rito ancora una volta. E quando lo farà, sarò lì ad aspettarlo. Ok. Quindi, proseguiamo e andiamo da questo sacerdote. Oh yeah. Quindi ci vediamo all'accampamento dove è rinchiuso il sacerdote. A dopo. Eccoci qua, arrivati all'accampamento. Prendiamo il nostro arco, andiamo a fargli una sorpresina. Allora, vediamo un po' chi sarà la prima mia vittima. Eccolo qui, eccolo qui. Sono certa di aver sentito qualcosa. Wait, dove, cosa credi di fare? Accidenti a te! Brava Lidia. Ah, qua. La porticella. Ok, non mi serve a niente. E andiamo a parlare con questo tizio qui. Tu sei qui per uccidermi? Vuoi colpire il potente Logroff mentre è legato e incapace di difendersi? Sono qui per salvarti o per il momento resti qui? No, sono qui per salvarti. Liberarmi? Nessuno sapeva dov'ero quando mi hanno preso. Chi ti manda? Ok, mi manda Boezia, persuadi e ti, col cazzo che ti do, intimidisci, mi manda Malagbal. Dai, intimidiamo. Allora, il re della corruzione invia il suo messaggero per sfidarmi. Sì. Molto bene. Incontrerò Malagbal e venererò il suo altare nel nome di Boezia, come ho già fatto in precedenza. Lasciami stare, schiavo dell'odiato. Devo andare a Markart. Ah, libertà. Ora vattene, ho una cosa da fare. Ok, lui adesso se ne va a Markart, però io resto qui due secondi a vedere se... una gallina. E se c'è qualcosa da prendere. Questo
eliminato. Mio. Dove è l'altro pirla? Pensavo fosse un po' più forte. Qui c'è il tesoro. Cosa ho trovato? Un bel libro, Lidia. Porca troia. Tu hai che cosa da darmi? Ok. Oh yeah, questo è buono. Ok, perfetto. Qui c'era un libro da prendere e adesso ci vediamo a Market. Sì, andiamo a Market. Ehi tu, allora, dove cazzo vai? Oh, pirla, dai. Dai. Ok, godiamoci la scena. Olagval, pensi di poter avere la meglio su un fedele di Boezia? Ho già vinto simili sfide. Ma questa volta ho il mio campione, Logrolf. Cosa? Tu? Mortale, ti consegno la mia mazza in tutto il suo brutale splendore. Strappa lo spirito dalle ossa di Logrolf. Fallo inchinare davanti a me. Va bene. Se questo è il tuo desiderio. Ha del tuo peggio, mostro! Non dovevi venire. Apro la tua testa! Brava Lidia! Diopo! Voi mortali e i vostri fragili, deboli e ridicoli corpi! Riprova! Quello lo chiama! No! Attacco! C'è qualcuno? Come c'è qualcuno? Te le sto dando di santa ragione e c'è qualcuno! Mai più! No! Mai più! No! Mi sottometto, Volabella. Mi sottometto. Ti arrendi? Sì. Mi doni la tua anima? Sì. Rinunci alla debole e miserabile Boezia. Sì. Ora sei io, Logrolf. Uccidilo. Ok. La mazza di Molagbal. Ti dono il suo vero potere, mortale. Quando i tuoi nemici giaceranno ai tuoi piedi, martoriati e sanguinanti, sappi che io sarò lì ad osservarti. Oh, va bene. Una mazza? Ah, poi facciamo i coglionazzi. Una mazza? Attento a come parli, mortale. O Molagbal potrebbe inviare un altro campione a estrarre la sua mazza dal tuo cadavere martoriato. Ora ho un'anima nell'oblivion da rivendicare. Occupati della casa mentre non ci sono. Yeah! Ok, finita questa missione, molto semplice. Tanto rubiamo le vesti a questo povero sfigato e tanto non gli serve più. Diamo un'occhiata a questa mazza che non mi ricordo più cosa fa di bello. Mazza. Oh, dov'è? Ah cazzo, è qua. Ok, questa qua è la mazza, molto figa.
molto bella. Allora, infligge 25 punti di danno al vigore, infligge 25 punti di danno alla magica, può riempire una gemma dell'anima, che questa è molto buona, se il bersaglio muore entro 3 secondi. Quindi è molto buono il discorso qua di riempire le gemme dell'anima. Cosa dire? Basta, chiudiamo qui, chiudiamo questa missione, molto molto corta, scusate. E niente, ci sentiamo alla prossima puntata, direi, ok? Quindi ciao a tutti e ciao alla prossima.